Prima paura è quella di perdere il posto di lavoro, proprio la prima, poi i nostri diritti e comunque non sappiamo neanche che fine fa la nostra liquidazione, quindi tutta una serie di garanzie che viviamo nell'angoscia di poterle perdere. Lei è Anna, una tra i 18.000 lavoratori che in tutta Italia stanno scioperando perché preoccupati per l'acquisizione dei punti vendita Auchan Smart da parte di Conad. Sono 414 i dipendenti nella sola provincia di Bari, divisi tra Modugno e Casamassima, che hanno manifestato fuori dai punti vendita non entrando al lavoro, tanto che già alle 15 di oggi il punto vendita di Modugno chiuderà per la mancanza dell'85% del personale. Al loro fianco i sindacati CGIL, CISL e Will, che aspettano novità da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, dove questa mattina era previsto un vertice per chiarire i dubbi legati all'acquisizione. Stiamo chiedendo a Conad di presentarci un piano industriale che sia trasparente e corretto nei confronti dei lavoratori che ha acquisito. Hanno acquisito 18.000 lavoratori oltre ai punti vendita e devono darci delle risposte chiare per garantirci la salvaguardia occupazionale e soprattutto garantirci anche il rispetto del contratto nazionale. Il futuro occupazionale dunque è in bilico, specie perché Auchan nei mesi scorsi ha avviato la procedura di trasferimento dei primi 109 negozi che dovranno passare sotto il controllo delle varie società che fanno parte del sistema Conad. Per questo solo 5.000 lavoratori hanno già qualche garanzia, per i restanti 12.000 è ancora tutto in bilico. Arriviamo a uno spezzatino della società ex Auchan, per intenderci. Passeranno piano piano una serie di ipermercati ad altri imprenditori che sono consorziati del gruppo Conad e poi alla fine rimarranno magari le strutture che non vogliono acquisire realmente. Questo ci preoccupa. Per questo noi stiamo chiedendo con forza che il piano industriale deve essere unico, deve essere completo, deve essere un unico piano industriale che ci descrive i 300 punti vendita che ci sono in Italia, che fine fanno. A gettare poi benzina sul fuoco anche le dichiarazioni dell'amministratore delegato Conad, Francesco Pugliese, che ha detto come l'acquisizione di Auchan si sta rivelando più complessa del previsto, anche per l'atteggiamento dei sindacati. Con la nostra operazione, dice, si salvano migliaia di posti di lavoro, ma quasi ci si auspica anche il nostro fallimento, ma no, succederà. Di certo la richiesta dei sindacati è chiara, che il governo si faccia carico della situazione con più certezze. Speriamo che questa volta il governo e il ministro se ne faccia carico e pone, come dire, la giusta importanza a questa vertenza.